Good evening, ladies and gentlemen. Senza troppi fronzoli, ritorniamo dove eravamo rimasti, ovvero cercare di far scendere quel cazzo di battiscafo. E ho cercato su internet, ho dovuto cercare su YouTube cosa bisognava fare. Adesso vi faccio vedere, vi faccio capire quanto potevo essere stupido a non averci pensato prima. Tanto si sta avvicinando anche un po' di pubblico, mi fa come sempre molto piacere. Intanto c'è un piccolo recapino lì nella schermata di caricamento, così almeno mi risparmio di dovervi spiegare tutto, perché io in primis ancora un po' me lo stavo dimenticando che cosa devo fare. Ciao Jessica. Io adesso veramente non so cosa aspettarmi da questo Soma che continua a non spaventarmi, cioè non si è neanche messo di impegno a farmi vedere una briciola di cagotto, proprio, cioè io sono uno dei più grandi cacasotto della vita, eppure non ci sono state proprio motivazioni per spaventarmi in qualunque modo possibile. Ovviamente chi sta guardando, se ne ha possibilità, non si... magari se ha voglia di ostare, di ostare la live in modo magari da avere un pochino più di pubblico. Allora, ce la stiamo per fare. Io ho finito gli argomenti, quindi se il gioco si carica velocemente, magari facciamo prima. Iniziando già a mettere freddo come al solito. Ok, il gioco ce l'ha fatta. Ce la stiamo per fare. Il colletto del maglione che va a rompere i coglioni al microfono. E torniamo dove eravamo rimasti. Adesso vi faccio vedere che cosa bisognava fare. Che ci siamo rimasti mezz'ora buona noi, se, venerdì scorso, per capire dove cazzo dovessimo andare, cosa cazzo dovessimo fare. E adesso ve lo faccio pure vedere. Vedete questo cavo? Esatto. Io, dall'alto della mia assoluta mancanza di intuito e perspicacia, soprattutto dal fatto che non mi è stato evidenziato in alcun modo, dovevo attaccare la spina. Dove cazzo si è mai visto? E uno è andato. Un altro via. Ok, dai che ci siamo, pronto per l'uscita, sì, ma... Mamma mia, sti controlli improbabili. Era troppo facile. A posto. E non si va da nessuna parte. Perfetto. Tutto troppo semplice, vero? Era chiedere troppo. E adesso che cazzo si fa? Ditemelo, anzi, io una mezza idea ce l'avrei, esatto. Me lo dovevo immaginare che questa porticina servisse a qualcosa. Quindi un'altra passeggiata nei condotti. Ok, si interrompe presto per via dei caricamenti e dei cali di framerate inconcepibili di questo gioco. Di qua non si passa. Ok. Quindi dobbiamo scendere in qualche altro modo a questo punto. Certo, vorrei capire in che senso il battiscafo diceva che era colpa di Catherine. Vorrei capire in che senso, ma una mezza idea ce l'ho, visti anche i testi che abbiamo letto venerdì scorso, riguardanti la continuità, cioè morire nella realtà per vivere all'interno di Ark. Ma... Oh, ciao Mattia!
immagino, diciamo che sia tutto collegato. Adesso niente di. Va che c'è un po' di freddino, che qui. C'è un po' di freddino, io scemo che mi sono pure messo. A spegnere la luce. Ok, devo presumere un altro enigma. In teoria dovrei essere a posto, quindi non c'è bisogno che mi chiuri. Tanto un lieve boom di spettatori. Questo lo dobbiamo far ripartire, immagino, con l'Omnitool. Questo non ci interessa ancora. Quindi piazziamolo qua. Ok, pensavo non me lo facesse mettere. Yep. Anche quello è vero. Ah, beh, quindi è festa. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? If they didn't use the dive pack, the only other way would be to climb the Ark Holocron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Holocron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Holocron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the yard here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the yard. Vate che botta di culo allora, cioè. You didn't know. Get us on. How difficult would it be? No, qui no. Non si è ancora non si è ben capito che cosa sia. Abbiamo capito che è un'intelligenza artificiale che ci sta dietro, attaccati per ragioni sconosciute, che in teoria era quello che ha fatto parlare, tra virgolette, il battiscafo prima. E soprattutto che stava dando la colpa non si sa bene di che cosa a Catherine. Allora, proviamo a riassumere. Abbiamo cominciato che Simon stava facendo una scansione cerebrale nel 2015. Seguimi. Allora, una volta finita la scansione, ci siamo trovati qua, siamo trovati 100 anni più avanti e abbiamo scoperto che non si trattava del vero Simon, ma di una scansione del cervello di Simon, che ha viaggiato dentro una macchina, o meglio, che è stata caricata dentro una macchina, dopo che un'intelligenza artificiale ha fatto un puttanaio in quello che doveva essere l'ultimo rifugio della Terra sott'acqua, dopo che non si è capito bene che cosa sia successo in superficie. E in questo momento stiamo cercando di entrare dove sono tutti gli altri sopravvissuti, che è l'Ark, dove praticamente le coscienze dei sopravvissuti sono state ficcate. Proprio riassuntone gigantesco. Adesso ci sta chiedendo un sondaggio. Non so quale potrebbero essere le implicazioni a livello di gameplay, però chi se ne frega, non lo vogliamo dire.
Effettivamente sono d'accordo. Cioè, non le sto leggendo, ve le sto lasciando a schermo per leggerle anche voi. In modo di capire un po'. Non sono proprio d'accordissimo. Che niente di estremamente importante. Oh, ecco, qui adesso lo vediamo che c'è una spina da attaccare. Non come prima. Puttana miseria. Allora dovremmo il sistema. Che 896 terabyte. Porca puttana, ma che hard disk c'hai? Allora, sì, domani sì. Purtroppo sì. Ok, abbiamo liberato memoria in eccesso. Devo presumere che si possa far partire il... addirittura una simulazione, ma vorrei gentilmente capire come. Ma giusto, è attaccato di là. Gliel'avrò detto 5-6 volte, guarda, quindi. Effettivamente. Vediamo un po' come funziona sto coso. Se mi dite... ah, eccolo. Ok, vediamo di capirci qualcosa. Corpo di un altro, proprio di un'altra persona, non di una macchina. Casino di senso. Addirittura. Guarda, sono onesto, non ho ancora trovato qualcosa che mi possa effettivamente spaventare all'interno di tutto questo. Cioè, non c'è giusto un po' di atmosfera, ma finisce lì, non succede nient'altro proprio. Non capisco bene come.
Vabbè, questo lo studieremo più avanti. Possiamo andarcene? Non credo. Ok, fa partire una simulazione. Come cazzo dovrei fare? Scusami, dimmi. Magari evito di caricare file più pesanti. Che ho capito, tipo Mastermind. Ok, aspetta un attimo, adesso ho capito come funziona. Quando si illumina qualcosa. Ecco, c'è qualcosa che non va. Bisogna togliere qualcosa. Capito, è un po' Mastermind, è un po'. Cavolo. Devo chiedere dell'ossidations. No, proprio. Non ci vuoi aiutare manco per il cazzo. Non è che mi fa girare il cazzo. È che ancora non siamo arrivati a un punto di tensione reale. Non. Cioè, c'è giusto un po' di atmosfera, ma non arriva proprio il momento in cui ti devi cagare proprio in mano all'ennesima potenza. Sì, che è una fine, ed è per quello che lo sto continuando. Voglio vedere dove si arriva. No, visto che hanno preso Cedric, che non è proprio malaccio, è che magari ci si aspettava dei nomi un po' più pesanti. Li possono anche capire certi tifosi, però alla fine, per quello a cui serve, Cedric non è neanche bruttissimo. Fammi vedere qua se. No, qui non c'entra nulla. Meno male, perché. Sì, vabbè, te proprio non mi vuoi manco aiutare per scherzo. Perché no? Non è che c'è qualcosa che devo spostare, no? No, te mi fai schifo e basta. Porca puttana, aspetta. Guarda, se mi sono perso una presa da qualche parte. Scendi giù, tu dove stai andando? No, non c'entrano niente, dai, non. Sto perdendo tempo. No, no, preoccup non preoccuparti, ci mancherebbe, non sei contrattualmente obbligato. Apprezzo la costanza, però. Chiaramente, se non puoi, io non ti posso certo obbligare. Qui non c'è nulla, te proprio non mi vuoi aiutare, quindi devo capire da me che cazzo bisogna fare. Per esempio, perché non posso cambiare la scena? Perché tale avanzato.
Non è così. Sistema fisico-atmosfera, ok. Tipo di acqua. Lago pesa meno del fiume. E quindi mettiamo il lago. Fisico galleggiare. Cazzarola, oh. Non riesco a capire cosa sto sbagliando. Ci deve essere qualcosa che mi sfugge. No. Buono. Buonissimo, vedi che alla fine. Fa ovviamente di più. 1931. Sono così tipo luce car. C'è qualquadra che non. C'è qualquadra che non cosa. Però aspetta un attimo. No, ho sbagliato tasto per la 6996esima volta. Ok, 1238 meno 29 fa 1209, quindi non è quello che penso. Io vorrei capirci qualcosa, ma nessuno mi aiuta. Proprio nessuno di nessuno. Guarda se magari c'è qualcosa qui. Codici che non. Prepararc con trasmettitore di segnale. Quindi qualcosa mi dice che devo attaccare delle cose. Proprio mi ci gioco le palle. Solo che do cazzo le devi attaccare. Che non vedo spine manco a pagarle. No. E ancora una volta il nostro hobby preferito all'interno di questo gioco. Voglio capire dove cazzo dobbiamo attaccare le robe. In teoria ha funzionato qualche altra volta, ma non credo che questo sia il caso. Tocca accendere la luce perché ci sono punti dove non si vede una ceppa. E probabilmente è proprio quello il punto, cioè che non si vede una ceppa. Capiamoci. Ah, ecco. No, c'entra niente. Uff. Ho detto, non è il caso di tirarle. Non è il caso di tirare bestemmioni. Allora, questo non ha spine, non ha niente. Non posso fare il giro perché c'è un cazzo di mobiletto attaccato. Mi sembra più che giusto. Queste sono prese corte, sono spine cortissime, quindi non dovrebbe essere lontano. Adesso perché non posso staccarlo più? Che quindi questo significa che. Questo doveva essere così. Per forza. Però aspetta un attimo. In foto sembra diverso da questo qui. Sì, già me la ricordo.
Beh, vabbè, se tu proprio non mi vuoi aiutare neanche per scherzo. Qui non c'è nulla. Non possiamo fare niente. Però c'è da dire che se io posso... Ah, giusto, è vero, me l'avevi accennato l'altra volta. Dicevo, se mi ci fa interagire, vuol dire che qualcosa devo farcelo. Ma che cosa? Beh, se è di venerdì sì, perché se no non... No, sarò impossibilitato. Qua posso chiudere solo lo sportellino. Qua sono due luci. Devo capire. E allora, beh, sì. Probabilmente saremo ancora qui. No, c'è deve essere qualcosa che mi sta sfuggendo, come al solito. Vabbè. Alla faccia... Catroia, alla faccia del regalo. Qua non si... Però dovrei capire che cazzo devo fare qua, perché magari... vabbè, questo non ci serve a niente. Ah, buono. Basta che non l'hai presa di guai, sarebbe un attimino una... un attimino una... un azzardo. Porca troia. Ma sì, ficchiamogli una mano nel culo. Magari ci sarà tutto più chiaro. Ah, meno male. E si è dato la zappa sui piedi proprio, in grande stile. Allora, cioè, sti due cavi da qualche parte devono andare. Cioè, proprio è matematico. Mi è piaciuta l'analogia. Non sono calcoli, questi sono password. E vabbè, si è visto che è stata proprio una cosa fatta all'ultimo momento, per quanto comunque abbia portato un risultato importante. Però, anche se ripeto, il risultato è importante, prima bisogna vederlo sul campo.
qualcosa sotto i portapenne, no? Non... nessuno che mi dà una cazzo di risposta proprio. Aspetta che spengo il, cioè, spengo l'accendo del paralume. Porca troia, oh, ma cioè, guarda che cazzo devo fare io per capire. Girare in tondo cercando un... a meno che non siano... io mi auguro di cuore che non... che non sia come penso, che... no, 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 no. Sono tutti pezzi uguali, non posso certo mettermi a... a costruire, a montare un... ho capito, il computer... ho capito, il computer, ma il computer cosa? Ah, innanzitutto grazie a JJ, l'ho convinto fossi... fossi sempre Mattia, non avevo letto il nome in, in chat. Anche il computer, ma perché cosa? Cosa mi sto... cosa mi sta sfuggendo del, del computer? Ripuliamo tutto qui un secondo, così magari ci capiamo. Anzi, di quale computer stiamo parlando? Che qua ce ne sono due, proprio a voler essere... vabbè, te proprio non ci vuoi manco aiutare. Allora... abbiamo sti 200... buono, buonissimo. Aspetta che ci siamo, dov'è? Oh, porca troia, ce l'abbiamo fatta. No, credo, credo sia capitato per caso e mi ha dato una... mi ha dato una dritta che ci ha fatto andare bene o male avanti. Allora, avvia simulazione. Ah, ok, ho capito che cazzo devo fare. Ci ho messo un 20 minuti buoni, però porca troia sei veloce. Ti non rompere il cazzo anche tu, grazie. Ok, dopo 27 tentativi si sta zitta, perché... e adesso ce la facciamo così, va? Dai, ma vai a fare in culo. Oh, si poteva rallentare. Sì, stai buona. Mo' ti ripiglio. Ok. JJ, sei stato... sei stato di passaggio, ma ci hai... ma ci hai aiutato.
già che c'è un calo di frame rate clamoroso. Ok. Ok, facciamoci luce che non si vede un cazzo. Ma se tanto mi dà tanto, mi sa che dobbiamo andare dritti, quindi. Che bestia è? Inserire chip connettore, quindi. Aiutiamoci col buffer, va? Don't worry about it. Stairs are blocked and I can hold the elevator. All the connected chips in the lock. Come on. Your stuff as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. Allora, mi pare di capire che sto testa di minchia ha infilato il chip che ci serve non so bene dove, e secondo me ci basterà seguire la scia di sangue per scoprire da che parte dobbiamo andare. Eccolo lì, vedo proprio il cadavere. Non basta, ci vuole un estintore e dobbiamo fare casino. E se facciamo casino? No, profilo solo del canale. Ho preferito fare così perché non... Già sono abbastanza riservato di mio. Mi state sentendo anche voi i rumori che sento io, sì? Qualcosa di un po' più grosso. Non vedo estintori. Proviamo con questo del pavimento. No, non funziona. No, figurati. Che cazzo è sto rumore? Si può entrare. La morale della favola, mi serve un estintore per sfondare quella, dicevo, mi serve un estintore per sfondare questa parete, quindi adesso dobbiamo andare a cercare un estintore. Madonna, ma siete talmente messi male che vi tocca giocare con Calabria a centrocampo, scusa. Mi sfuggono dei dettagli qua. Che bello! Una coltivazione di funghi sopra un cadavere. Abbiamo capito, qualcuno qui si è dato la pazza gioia, ha fatto un buffet di gesto strutturale, Dio solo sa che cazzo è diventato. Noi continuiamo alla ricerca dell'estintore perduto.
perché ci serve per sfondare la porta. Qua non abbiamo, guarda che schifo. Teoricamente è viva. Dico teoricamente perché non ne sono sicuro al 100%. Ok. Parli io come uno scienziato? Sento camminare, scusa un attimo. Dove stracazzo è quella bestia immonda di schifo maledetto che non è altro? Lo sento dietro di me, vero? Io non ci voglio avere a che fare, proprio scordatevelo lontanamente. Dove minchia è? Cazzo! Via veloce! Aia! E appunto, non, diciamo le cose come stanno. Che quello non è il classico. Questo è quello che sente i rumori. Quindi adesso dobbiamo fare con molta attenzione. Stare estremamente attenti a dove mettiamo i piedi. Si è dato una svegliata perché abbiamo acceso quella registrazione. Questo significa che devo fare i miracoli per sfondare quella parete. Perlomeno che non posso sfondarla come la sfonderei normalmente, perché me lo troverei addosso in 5 secondi. Ecco, andiamocene sistemata un attimo. E andiamo con molta calma. Mucca. Adesso mi devo allontanare molto, stare molto attento dove metto i piedi, perché è un attimo a questo punto con cosa qui, Forrest Gump. Sentito tutte le volte che ho aperto una porta per... ecco, tipo così, porca troia, io le chiudo, ti attacchi al cazzo, faccio un buffer strano, io ancora no. Fin qui ci siamo, creare un diversivo
per riuscire a scappare. Devo presumere, mi serve a qualcosa. Questo è l'apocalisse, addirittura. Sì, guarda. Subito. Allora, devo presumere ci voglia una qualche scheda. Adesso io esco. Qua non c'è nulla. Te mi vuoi male, altro che. Vediamo se qua c'è qualcosa. Quello che effettivamente mi serve. Allora, eravamo qui prima. Certo. Devo attirarlo con la registrazione. Ok. Forse ci sono. Devo solo sperare di non incrociarlo lungo la strada. Che mi sembra una cosa abbastanza complicata. Con cosa posso spaccare quella vetrata? Ho provato di tutto. Cazzo! Non ci provare neanche. Ok, forse questi possono funzionare. Affanculo. Con cosa la devo rompere sta... Sta facendo casino. C'è sempre un estintore qua vicino per fare ste robe, ogni volta non... Adesso che mi serve non c'è. Porca di una troia. Chiudiamo qui che non si sa mai. Ecco appunto. Io sto giù che non si sa mai. Ci manca solo che sanno aprire le porte. E giuro su Dio che faccio un puttanaio. Vaffanculo. Tu non ti sei accorto di me, vero? Penso proprio di sì, vero? Sì. Abbiamo imparato una cosa nuova. Sti stronzi sanno aprire le porte.
Soprattutto mi ha fatto il culo a Paiolo. Ma sono ancora vivo. Non so per quanto, ma sono ancora vivo. Quindi, riassumendo, è antisgamo. Uno pensa che non le sappia aprire le porte o una roba del genere, e invece... Niente. Adesso fa un qualche passeggio moribondo. Moribondo e morimoto. Però almeno mi posso rimettere in sesto. Non è vero. Non me lo permette. Ecco, adesso mi stavo lamentando che non ci fosse ancora motivo per spaventarsi concretamente, ed ecco che finalmente ce l'hanno dato. Adesso devo presumere che devo andare molto piano, con una sedia in mano, ad andare a sfondare il vetro. Ma diciamo che non ho avuto modo di farci interazioni da vicino con le mucche. Adesso la mia idea è usare questa per sfondare il vetro, sperando di riuscirci soprattutto, che è la cosa più importante. Ecco, adesso un briciolo di tensione reale e palpabile c'è, perché sto per fare tipo una stronzata immonda, ma devo sperare che funzioni soprattutto. Mi metto in posizione, mi preparo. Ma vaffanculo. Merda, 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 merda. Via, 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 via. Proprio. Scappaci lo scappabile. Cerchiamo di capire come evitare quella cosa. E a questo punto presumo possa essere una priori... Ma fanculo però, eh. Uff. È pure veloce sto pezzo di merda. Guarda, faccio un tentativo perché... Perché sei tu. Vai dentro, stronzo. E lui è il nostro uomo. Ok. Sai che t'hanno preso invece? Ah, pensavo si staccasse il braccio e tutto. Ma che vi ha fatto Bertolacci? Ne avete avuto di peggio. Adesso io devo ritornare in quella stanza, usare il cippo. Chi cazzo è stato? Adesso controlla pure la corrente, sto figlio di puttana. No, voglio dire, tanto. Non può andare peggio di così, no? Beh?
Ok, l'ufficio era questo qui. Abbiamo visto che le porte le apre lo stesso, però... di fin domestica. Dai. Cazzo. Allora come devo fare? Ok, forse ci sono. Il problema è che è un puttanaio farlo. Adesso io devo sperare di riuscire a farlo. Sperare soprattutto che funzioni. Dimmi che lo stronzo vede la luce. Ok, forse non vede la luce. Perché se vede la luce siamo nella merda fino al collo, proprio lo dico e non lo nego. Devo ritrovare il laboratorio. Che era? No, sono tornato indietro. Ok. Cerchiamo di trovare la strada. Spero che non gli danno da mangiare. Che ti devo dire? Taci loro. Allora, il laboratorio. Cazzo. Ecco. Adesso devo sperare che sia entrato. Vediamo se ho... Se ho capito il da farsi... Penso proprio di no, ma ormai a sto punto... Vabbè. Ah, cazzo, è vero. Cazzo. Cazzo.
Cazzo. Visto, vistissimo. Vistissimo. Sono incastrato, incastratissimo. Madonna. Ok, Mattia, ciao. Viva Findomestic. Merda. Piccolo cieco, incastrato, morto. Ma sono ancora vivo, meno male. Non so per quanto. Però almeno ci proviamo. Dove cazzo era il... Oh. Non riesco a... Ok. Metti il cazzo di chip e andiamo. Su. Dai, cosa rimane a guardarlo? Sì. Dai, cazzo. Fuori dai coglioni. Oh. Tanto come minimo si bloccherà a metà strada, tipo. Addirittura, grazie a tutti questi spettatori per vedere me che mi cago addosso, finalmente, tra l'altro. Aspetta, che non sono scemo. Metti che partiva un jumpscare, mi facevo la doccia con la Coca-Cola. Non l'avrei... Ma guarda, te non l'avrei mai detto! Chi sta venendo a uccidermi? Oh, ecco, stavo cercando l'ovvio, cioè la classica botola dell'ascensore. Credo che avrei dovuto toccare qualcosa. Ah no, era una cosa voluta. Circa. Abbiamo dato una facciata tra me. Bello schifo, eh. Sempre più rassicurante proprio. Si vomita che è un piacere, signori. Che cazzo, ecco. Non ho avuto neanche modo di vedere cosa... Prego. Hello? Era una cosa che doveva succedere? Sono morto? Qualcuno mi dà delle spiegazioni? Hello? Sento solo rumori. Non torna. È abbastanza evidente. Appunto.
qualunque cosa fosse, è ancora qui. E noi siamo tutto fuorché al 100%. Presumo che anche la navetta non lo sia. Infatti non c'è corrente. Poi ci sono i fortunelli in business. E immagino dovremmo andare a fare visita di nuovo a quel simpaticone, giusto? Che è quello che si diverte a impalare la gente in mezzo ai mucchietti di... in mezzo ai mucchietti di schifo. E si impegna anche un bel po' nel farlo, eh. Altro di quei cazzo di... Vediamo cosa mi devo aspettare a questo punto. Mi faccio un muro qui. Io tra vedere e non vedere chiudo. Forse ringrazio che non c'è modo di passare. Non è necessario fare tutto questo casino per una porta? Mm? È necessario? Ditemi. Grazie, questo mi serviva. Cazzo. Vabbè, ma allora è un vizio. Vai, ok, e ti attacchi al cazzo. Cerchiamo di muoverci qua. Oh, capito adesso, è un... la scorciatoia per... per dove eravamo prima, no? No, la scorciatoia per morire, probabilmente. No, mi sa che sono inculato, vero? Dai, facciamo che non mi hai visto, ok? Troppo bravo, numero uno. Fenomeno. Però devo capire che minchia bisogna fare qua. A parte prendersi 37 cagotti al secondo. Dai. Facciamo che non mi hai visto, ok? Mm? Ci stai? Bravissimo. Numero uno. Ma porca troia, stai scherzando? Si accorge quando, quando spengo la luce. Vabbè, ormai abbiamo capito. Abbiamo capito che qua
è tutto così. Abbiamo anche capito che siamo incastrati e siamo stati brutalmente assassinati. Sto stronzo si accorge quando spengo la luce, quindi tanto vale che la tenga accesa. Però devo anche capire cosa cazzo bisogna fare. Tipo, qui non ci sono entrato. Potrei pentirmene. No. Certo che minchia, andare così, andare piano normalmente è già una cosa. Ferito poi, ancora peggio. Abbastanza barcollante Simon, quindi non può certo andare dritto. Però iniziano finalmente ad arrivare dei genuini cagotti. Ok, siamo in un'altra stanza ancora. Un'altra porta ancora, un'altra stanza ancora. Porca troia. Aspetta, 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 aspetta. Qui. Vediamo se se ne accorge. Spero in cuor mio di no, perché è l'unica cosa che mi permetterà di salvarmi. Grandissimo. Fenomenale. Puttana miseria, non è possibile che tu ogni volta devi farmi sto scherzo. Non c'è nessuno. Dai, vai. Vatti a nascondere da qualche altra parte, dai. Bravo, così. Vai, vai. Là, così. Guardiamo cosa c'è per terra. Questa porta è completamente chiusa. Ok, non sono neanche fatto quel rumore. Fammi leggere. Ricaricare la batteria di servizio. Una vacca, adesso mi becca. Mi becca sicuro adesso, eh? Questa è la volta buona. Mi metto di qua. E guarda dove sta andando lo stronzo. Puntatissimo. Io scappo proprio, fuggo. Che è una delle cose in cui sono esperto. Una tramvata qua. E buonanotte ai suonatori. Ok. Eppure sto giro. La figura barbina l'abbiamo portata a casa. Adesso non so da dove mi fa ripartire però. Paio di stanze più avanti, mi sa, no? Alla faccia di un paio di stanze. No, vabbè, no, non sono così lontano, dai.
per esempio qua non ce l'ho passato. Non credo che ci fosse nemmeno motivo di farlo, a dire il vero. Qualcuno si è accorto di noi? No, sembrava, invece no. Non so nemmeno dove sia andato. Cioè, davanti agli occhi proprio, cioè sbattuto in faccia in grande stile. Adesso devo aprire la porta. Ok, e ritorniamo dove eravamo rimasti. Ce l'avevamo attaccata alle chiappe. L'abbiamo perso all'ultimo secondo, meno male. Io non so per quanto ce ne sarà ancora da giocare di sto gioco, ma vi giuro non posso andare avanti per molto. Ok. Di prima con il solito merdaccio che non so se si è accorto di noi già, ma credo di sì, perché col culo che abbiamo. Grandissimo, vai vai, vola con Dio. Devo essere sicurissimo che vada via, perché... Vai, 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 vai pure. Vai sereno. Ti lascio andare, non è un problema, guarda. Anche perché ci sta aprendo tutte le porte, quindi... Ecco, sta tornando indietro. Porca troia. Eccolo lì, sta praticamente facendo il giro ogni volta che... È di pattuglia praticamente. Dimmi che se n'è accorto e sta venendo a prendermi. Sì. Minchia se ne è accorto. Ma proprio minchia. La buona notizia è che adesso non può essere molto, molto vicino. Quindi mettiamola così, ci siamo presi una tramvata a fin di bene. Per quanto bene ci possa essere in una tramvata, ovviamente. Non si va. Quindi dove si va? Giustamente è la domanda che bisogna porsi. Mi ha vistissimo all'ennesima potenza, ma non so dove devo andare.
qualcosa lì sotto. Non riesco a vedere lui dove sia, innanzitutto. Credo mi abbia visto, vero? Datemi questa buona notizia, perché diciamo che ci tengo. Comunque qua vicolo cieco. E non macchiappi. Buonanotte a Steakhauser. E ci salutiamo. Ritorniamo qui. Cercare di capire innanzitutto cosa dovrei fare, perché avevo trovato una porta con una batteria in esaurimento, anzi con una batteria completamente esaurita. Io qui non ci passo proprio, scordatelo. Ritorno qua sopra, che è meglio. Aspetto che passi perché non sono scemo. Bravissimo, vai via, vattene. Non ti girare, non tazza. Vabbè. Il cielo ci sente ma non ci vede. Ma che due coglioni! Dobbiamo fare tutto allora così? Penso proprio che dobbiamo fare così, tutta l'ora. Ah, figo. È chiusa la... Vabbè. Forse se n'è andato. Sì. Se n'è andato, e quello mi sa che ci fa anche comodo. Esatto. Oh, un attimo di tregua. Ma puttana di quella grandissima troia! Vabbè, un'altra tramvata. Abbiamo fatto il callo. Ci eravamo appena rimessi a... Ma porca troia, che sfiga! Proprio lo dico senza paura! Dove sta quella merdaccia?
stai là, fammi la cortesia, su. Qua direi che non possiamo passare. E non ci vuole la scienza. Il nostro amichetto qui se n'è andato. Cioè è ancora nella stanza, però per me è come se se ne fosse andato. Qua che abbiamo? Ah, è solo un riparo per evitarlo. Io provo a riandare di qua, ma sto girando in tondo e sto morendo tanto anche, tra l'altro. No, non c'è modo di capire il da farsi proprio, è decisamente complicata la situazione ora come ora. In più abbiamo questa specie di roba che ci sta seguendo. Motivo per cui, in tutta sincerità, io non saprei nemmeno dove girarmi. Continuiamo a passeggiare nei corridoi, ma non si vede soluzione alcuna. Adesso spostiamoci dall'altro lato. Cerchiamo in qualche modo di comprendere come deve funzionare sta cosa. Quantomeno per andare. Ah, vaffanculo! Dai, fai che non mi hai visto, ok? Facciamo così? No, sgamatissimi proprio a velocità supersonica. Non ha funzionato mai. Dovevo entrarci io nella porta prima. Troppo tardi. Ok, forse sarò io scemo. Forse sarò io con poco intuito, però io ad oggi non ho capito. Che cazzo bisogna... Ma mi prendi per il culo? Cazzo! Cosa? Credo di dovermi preoccupare di qualcos'altro in questo momento, ma... Tipo il fatto che le mie operazioni abbiano... No, qualcuno mi spiega che cazzo devo fare? Ok, penso di aver capito e penso di doverne approfittare. Ok.
E vai a farti fottere, creatura immonda del ca... Bene! Immagino dover andare giù, vero? Sì. Oh, beh. Ok, ci siamo liberati di quella roba, ma... O perlomeno... Questa è l'impressione che ho. Più lunga la scala non faceva? Ok, grazie. Sì, noi siamo scesi da là. Minchia, no, non dirmi che c'è il, non dirmi che c'è il, la parte puzzle, perché Dio santo vi ammazzo. Ci manca il platforming in una roba del genere, guarda, eh. Vi avviso. Puttana Eva, sei serio? Devo rifare tutto il giro. E vabbè. Facciamolo, che devo dire? Scusa? Ok. Tanto peggio di così. Direi quello che abbiamo passato fino adesso, che vuoi che sia al confronto, però che cazzo. Non può essere così preoccupante, no? Al limite adesso mettiamo l'attrezzo fondamentale per le operazioni stealth. No, ok, la scala la devo prendere da qua, perfetto. E presumo salire ancora, no? Sì. E così si finisce. Scendere questa scala che non so dove mi porti. Ecco, finalmente... La miseria imbecille che non sono altro. Ero arrivato, cioè proprio letteralmente. Adesso non so nemmeno dove sono perché non si vede una ceppa. Ecco, grazie. Non che sia cambiato molto. Sono tipo incastrato in mezzo ai rotami. Adesso devo rifare il cazzo di giro da capo. Che due palle. Se non ho ben capito, no, mi tocca. Dove cazzo? Poi si incastra questo, che non è una meraviglia. Mamma mia, le rifacciamo. Aspetta, c'è un altro... Vediamo se ci sono altre scale, che magari mi sto perdendo qualcosa. No. È una strada obbligata, devo... Devo attraversare per forza... Devo partire per forza da qui. Non ci sono altre soluzioni. Là. Ripartiamo dove eravamo rimasti. Rifacciamo tutta la strada. Risaliamo su. Proseguiamo accovacciati. Allora. Andiamo giù. C'è il modo per farlo più veloce, no? Ok. Devo scendere ancora.
E adesso, di grazia, dove si va? Qui. Perfetto. Per poco non abbiamo perso l'uso delle gambe. Però adesso possiamo proseguire. Sperando di non rincontrare mai più quella cosa. Oh, grazie, questo mi serviva. Cosa abbiamo qui? Una bella leva. Opla. Così su due piedi penso di dover... Madonna, me la sono presa dritta in faccia proprio. Uno sciacquone dritto nelle gengive. Dove sono girato... Non so neanche dove mi stia portando questo sciacquone, a dirla tutta. Però penso stiamo andando alla strada giusta. Più o meno. Siamo di nuovo sott'acqua. E adesso dobbiamo di nuovo continuare la nostra strada. Ma a questo punto, vista l'ora, vista l'ora, mi sa che chiudiamo qui per oggi. Il mio corpo non può reggere altra tensione, altri cagotti, quindi noi ci diamo appuntamento con Somma per venerdì prossimo, domenica, per chi ci sarà. Da Computer Point, come sempre, questa volta per la Sardinia Tekken League, forse sentirete una voce familiare al commento, forse. Poi martedì ricominciamo a Scarponi da Roma su YouTube, giovedì la CCW e il resto lo sapete. Ci vediamo poi venerdì prossimo. Se lo state guardando su YouTube, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare e condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete. Non sono sicuro di volervi conoscere.